siamo stati coinvolti come soprintendenza e come, come rappresentante qui dall'agenzia AES per coordinare il tavolo tecnico della mattina che si è svolto oggi relativo proprio al rapporto tra energia e restauro, quindi al discorso del come l'efficienza energetica entra nel settore anche dei beni culturali e quindi del restauro di architetture storiche preesistenti.